Che è quello Quella là, so io, sì, quello quello là so io, sei tu. perfetto. Va bene. Circondati da un sacco di roba Ed una nuova. volta appurato che il Ganga è il Ganga. Ok, sì, quello originale, autentico, con tanto di bollino, non so dove, Il però bollino è c'è. ovviamente quello della banana Chiquita, perché No, no? bollino d'autenticità, quello che ha la signora che banane in capoccia, Ah, quello. pensavo che facendo tu il collaudatore dei caschi di banane, allora pensavo che il bollino fosse quello, però È c'è meglio dei questo. caschi che di banane. Comunque, Ah! Vabbè. iniziamo Sì, direi sempre anche abbastanza spediti, perché sopra è arrivata altra altra roba, roba. c'è la Ah, Star Comics, e a noi ci chi dispiace, più ma ne ha il più le corriere le arriva sempre tardi, e che arriva devo fare? sempre al momento giusto. Inizio Vai. io con Planet Manga. Abbiamo La Fortezza dell'Apocalisse, il numero 8 a 4,20 euro. Survival horror zombie, lo stavo leggendo, devo dire non è male. All'inizio un pochino non mi convinceva, invece più va avanti più Ma mi la grossa piace. notizia è che Ganga stava leggendo Orfani, Nuovo Mondo, numero 9, titolo Frammenti. Vabbè, quella era Vai. una notizia, insomma, così leggi, Ma leggo molto. che Allora leggi? abbiamo Leggi. One Week Friends, sempre Planet Manga, 4,50 euro, il numero 2. E dopo un po' di tempo abbiamo il ritorno dei I Pirati di Barataria, eccolo qua, il numero 4, Cosmo Editoriale. Vi presento una bella ristampa, si parla di Gangsta, il numero 3 a 4,50 euro. Questo è un bel volumozzo che mi incuriosisce, eccolo qua, Demoni Burning Fields della Cosmo, sempre un'avventura completa, prezzo 5,90 euro, dritta dritta dagli Boom Studios, Davvero? e io se ci Bravo, riesco, Edward Mani di senti Forbice, io. scemo, io l'ho recuperato, mica faccio come te che fai cascare le robe, eh? Guarda su cosa mi sono soffermato, sul capitolo 7, Bravo, interessantissimo capitolo 7, bene, va bene, ho reso l'idea, a capitolo posto, 7, come recuperare le cose. come recuperare Ok, le cose? per tutti gli amanti del ladro più famoso del mondo abbiamo Lupin terzo, il numero 3 appunto, a 4,50 euro, Planet Manga sempre. Collana Weird Tales numero 18, Quale l'alchimista numero, scusa? Ah, 18, ok. sempre Cosmo Editoriale. Via. Parli aulico, eh? Idraulico Attenzione, io. abbiamo un altro titolo che era un po' che non usciva, questo qua anche molto atteso. Parliamo di Blue Exorcist, il numero 16 a 4,20 euro. Collana West numero 28, eccolo qui, sempre, sempre, sempre Cosmo Editoriale. Il massacro di non lo leggo, va bene? Ah, Il è un massacro di posto. Antietam. Te potevi buttare facile, Ma però, hai eh? ragione anche tu. Poi abbiamo Bleach, aspetta, questo è al contrario, Gold e Gold Deluxe che arriva al numero 60. Volumone Rizzoli Lizard, una storia di Joe Sacco, volume 1, per quanto riguarda Boomf. Eccolo qui. Il prezzo non lo leggo, va bene? Il Vai prezzo forte, è vai 16 forte. euro. Bravo. Veramente fantastico, abbiamo Affection per la Flashbook Edizioni che arriva al numero 11 a 5,90 euro. E poi un rientro, Pollo alle prugne per Mariane Satrapi, l'autrice che tutti quanti voi conoscerete sicuramente per... no? Certo. Vabbè, sei proprio veramente un cialtrone, dai, sta scritto qua. Capito. Allora, di Persepolis se taglia e cuci. Oh, Lo so, va non bene, c'era e il prezzo, arrivato. scusatemi, Non c'era 15 arrivato euro, subito. 15 euro. Altre ristampe, abbiamo Akame ga Kill numero. Sì, si vedono 2 e 3 a Attesissimi SS. 4,50 euro. Tocca dire, questa è una serie che è piaciuta Spinge un e botto, piace spinge un molto. botto. Runaways Collection arriva al numero 4, volumozzo a 13 euro. Ecco i versi del Ganga, Abbiamo altra che animale. ristampa, altra serie molto piaciona, come si potrebbe dire. Parliamo di Assassination Classroom e il numero è il 3. E poi continuano le nuove avventure dell'universo Marvel con Incredibili Inumani, numero 2, 64 pagine, Com'è 3,30 euro. inumano lei? No, Beh sì, com'è un po' inumano? fantoziano più che altro. Oh, Cule Stanze Proibite, arriva al numero 12 a 7,50 euro, edizione molto bella con sovraccoperta. Gli straordinari X-Men, che corrispondono al numero 312 della collana, arriva al numero 2 per questo nuovo inizio. Va bene? Sempre Flashbook Edizioni, Creature Arcane, arriva al numero 16, 5,90 euro. Invece, per quanto riguarda i nuovissimi X-Men, abbiamo la Mega Variant Cover e poi, eccolo qui, la Regular numero 1, anche per loro era ora, finalmente. E il numero della collana sarebbe il 36.
Altra serie che ha mietuto molto successo quando è uscita la prima volta, riproposta sempre da Planet Manga, parliamo di Gantz. Eh sì, qua ci stanno i Buddha che menano, ammazza se menano. Sì, numero 7, veramente molto molto bello. Grosse chi affettate. Non l'ha letto, si sbrighino. Va bene. Poi Star-Lord numero 2. Abbiamo un altro speciale di un'altra bellissima serie, si parla dell'attacco dei giganti, questa volta è A scuola con i giganti, il numero 2, insomma questa diciamo miniserie dal carattere più comico rispetto alla serie regolare, sì. Che insomma è abbastanza diciamo più tesa. 4,50€, numero 2. Guardiani della Galassia, eccolo qua, arriva al numero 3, va bene, sarebbe il numero 35 della collana. Fuga da Spartax. Oh, non so dove sia. Attenzione, altra serie che va avanti da parecchio, molto apprezzata. Parliamo della leggenda di Arata. Molto apprezzata, Arata. Le rime pure quando non vuoi. A 5,50€ il numero è il 24. Quarto volumetto per quanto riguarda Jessica Jones alias. Eccolo qua a 16€. Cartonatello, grosse sensazioni. Molto bella questa edizione. Abbiamo diciamo un'altra serie parallela a quella originale, si parla di Gangsta Cursed. Cursed, sì. Che arriva sì. Al numero 2. Yeah. Dedicato a Marco Adriano. Che devo vedere un attimo. Un amico tuo? No, purtroppo no. Devo un attimo informarmi meglio. Marco Adriano o a Marco e Adriano? Non lo so. È un dubbio amletico. Adriano! Quasi. Vabbè, io ma faccio dell'Inter. Quello sì, esatto, faccio vedere. Il terzo volumone per quanto riguarda Miracle Man. Basta, per cortesia, sto cercando di dire una cosa seria. 39,90€ per questa storia che più classica non si può. Veramente da avere, assolutamente. Guardate che branda. Veramente proprio. Branda inumana proprio, Spettacolo. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Poi per non parlare degli autori che troviamo dentro, quindi. Vabbè, sì. Gente, insomma di spessore. Chiudiamo al volo con una coppia di ristampe. Abbiamo l'attacco dei giganti, il numero 7 e 8 a 4,50€, quindi tornano in modo tale da poter recuperare tutte le vostre letture, tutti a parte che noi li abbiamo sempre avuti perché noi siamo super forniti, va bene, ma al di là di questo, insomma, chi si loda si sbroda, e al di là della sbrodata noi che dobbiamo fare? Salutiamo e ci vediamo forse giovedì, sì. Non lo so, non ho certezza però. Domani non c'è certezza. Però potremmo chiedere una previsione a Piero Fassino. Sì, dai, chi lo sa, essere. Però bisogna stare attenti. Ciao!